Buon inizio settimana e bentornati nella cabina di regia di Virtual Racing Group in questo nuovo appuntamento con WRG Weekly e le nuove sintesi delle gare settimanali. Torna la Formula Advanced questa settimana nel tortuoso circuito dell'Hungaroring e a breve vedremo cosa è successo in questa gara. Ma come sempre, prima di iniziare vi ricordo, se vi va, di mettere like a questo video, condividerlo e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi non solo le nostre dirette ma anche le prossime puntate di WRG Weekly. Lo spazio dei commenti invece è a vostra disposizione per ciò che vi pare, anche per critiche e suggerimenti. E ora torniamo in Ungheria, pista che ha messo a dura prova un po' tutti i piloti e che non ha riservato sorprese. Il risultato, se avete visto la diretta, lo saprete già, ma in caso contrario ecco quello che è successo. La lotta per la pole sembra essere sin da subito una questione tra Galvanin, Zerbini e Restuccia da risolvere a colpi di millesimi. Ai tre si aggiunge anche Cappai, infilandosi anche lui all'interno di quel decimo abbondante che separa praticamente i primi quattro classificati. Con queste premesse l'ultimo tentativo promette scintille. E invece no, con una guida oltre il limite è facile commettere errori e non si migliora nessuno. Galvanin quindi conserva la pole position, Restuccia parte accanto a lui in seconda posizione, seconda fila invece per Cappai e Zerbini. Andiamo subito al via della gara, partenza regolare lì davanti e in tutto il gruppo, tutti i piloti correttissimi e Galvanin prende subito la testa della gara. Ma già da curva 2 arrivano le sorprese, Montinari sfortunato, stretto a sandwich tra due vetture, va in testa coda e riparte dal fondo. Simonato a gomme ancora fredde va in spin in uscita curva e impatta sulle barriere, purtroppo arriverà il ritiro per lui. Poco più avanti colpo di scena per il leader di gara Galvanin, al termine del primo giro qualche noia tecnica, piccolo freeze per lui, per fortuna riprende la corsa ma dalla sesta posizione. Si trova quindi ora in testa Restuccia ma è braccato subito da Zerbini. Bella manovra la sua che vale la testa provvisoria della gara e dietro di loro un attento Perfetti molto vicino e pronto a cogliere occasioni importanti. E l'occasione si presenta pochi istanti dopo, sempre staccata di curva 1, Perfetti passa Restuccia ma arriva leggermente lungo e deve riaccodarsi all'avversario. Nuovo tentativo di Perfetti qualche giro dopo, stesso punto, questa volta staccata più calibrata, grande difesa di Restuccia che non molla fino all'ultimo ma deve poi arrendersi allo sfavore di traiettoria. Subito alle loro spalle Galvanin che già li bracca da vicinissimo. Duelli che per ora favoriscono Zerbini che dalla prima posizione approfitta per guadagnare margine prezioso. Dopo il primo giro di pit paga un po' per la strategia forse troppo attendista a Perfetti. Restuccia e Galvanin infatti gli sono davanti in un involontario undercut. Anche Zingale attende troppo per la prima sosta e questo gli costa la posizione su un buon proserpio. Poco male per noi e per lo spettacolo perché questo dà vita a un lungo bel duello tra i due per la quinta posizione, con staccata di Zingale che arriva un po' lungo. I due proseguono appaiati per curva 2 e curva 3, bravissimi entrambi a lasciarsi il giusto spazio. Alla fine Zingale la spunta, ma non senza sudare. Ma al giro dopo Proserpio risponde e sorpassa Zingale rimettendosi così in quinta posizione. Seconda tornata di sosta ai box e brivido per Galvanin e Restuccia. Galvanin esce dalla pit lane poco avanti e i due rischiano l'impatto proprio nel punto di staccata. Bravi entrambi ad evitare il peggio. Il sorpasso, che vale la seconda posizione, Galvanin lo porta comunque a segno due giri dopo. DRS aperto in staccata e già avanti Restuccia. Resta ora il difficile compito di colmare il gap con Zerbini. Gap che verrà soltanto limato di qualche secondo, ma mai colmato del tutto perché Zerbini taglia il traguardo e va a vincere la gara dell'Hungaroring. Spezza l'egemonia di Galvanin e scrive il suo nome sul gradino più alto del podio. A vedere i nomi sul podio sembra di assistere a una replica delle gare precedenti e invece no, perché l'ordine questa volta è diverso. Perfetti, molto bravo e costante, attendista quando serviva ma comunque pronto a cogliere le occasioni che man mano gli si sono presentate. Forse ha pagato un po' l'undercut di Restuccia ma ha saputo riguadagnare le posizioni perse. Allora, oggi ero più vicino, forse eravamo più vicini tutti i primi 5 come passo, però ero più vicino. E mi sentivo bene, probabilmente ho avuto la sfortuna di non riuscire a passare subito Restuccia che nel primo stint andava un po' più piano.
Purtroppo lì William ha allungato e credo che quell'allungo gli sia valso la vittoria fondamentalmente, perché poi c'è stato anche il recupero di Michele. Michele Galvanin sfortunato oggi, bravo comunque a rimontare, ma questo certo non è la pista ideale per imprese del genere. Più di questo non poteva fare tra le tortuose curve ungheresi. Onore al merito. Ho avuto un freeze di 2 secondi sull'ultima curva in cui lo schermo è rimasto fermo, tutto fermo. D'altra parte è stata molto divertente perché in questa pista recuperare non è facile anche nel primo stint. Avevo provato l'undercut appunto perché superare comunque era difficile, gli altri andavano forte. Quindi dai, sono contento di aver portato la macchina al traguardo. William Zerbini è autore di un'ottima gara. Pronto al via a cogliere occasioni e puntualmente se ne presenta una enorme. Bello il duello con Restuccia, del quale esce vincitore e una volta in testa approfitta dei duelli alle sue spalle per accumulare un vantaggio che a fine gara si rivelerà utilissimo per resistere alla rimonta di Galvanin. Un po' demoralizzato perché non riuscivo in qualifica a fare i tempi che facevano gli altri. Ho visto che erano tutti molto vicini e ho detto: ma oggi il podio non riesco a farlo. Sono partito un po' così. Poi, quando ho visto che Michele ha avuto il problema, faccio anche i complimenti soprattutto a lui perché con 2 problemi del genere riuscire comunque a arrivare secondo non è da tutti. E niente, quando poi sono riuscito a passare i test, i primi giri, ho visto Restuccia che non era molto veloce e tendeva a fare piccoli errori. Ho detto devo approfittarne subito e ho cercato di passarlo il prima possibile per poi andare in testa e cercare di spingere senza fare errori. Così e alla fine sono riuscito appunto a mantenere il distacco e a vincere. Una gara dall'esito che sembrava praticamente scontato, e invece le sorprese non sono mancate, e lo spettacolo neanche. Davvero poco da dire su questa Formula Advanced che gara dopo gara ci sta regalando duelli incredibili ed entusiasmanti. Per il prossimo appuntamento passeremo da una pista lenta e tortuosa a quella più veloce. Andremo infatti a Monza e chissà cosa ci attende tra i veloci rettilinei della pista Brianzola. Appuntamento il prossimo 21 novembre, ore 21:30, qui sul canale di VRG per scoprirlo insieme. Domani invece, sempre ore 21:30, tappa in Belgio sulla pista di Zolder per assistere alla quinta tappa del campionato GTC World Tour. Non perdetela. E anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Vi ricordo che in descrizione del video potrete trovare tutte le info per partecipare ai nostri campionati o anche semplicemente per seguirci. Ricordate di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdervi le nostre dirette e le prossime puntate. Dalla cabina di regia di Virtual Racing Group è tutto, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo lunedì. Un saluto a tutti!